Salve, le posso parlare di come sta andando il nuovo discorso? Sì, sì. Le vedo pitch. Allora, il mio lavoro sostanzialmente è già un po' è aiutare le organizzazioni a leggere e implementare il pacchetto. Questo implica una serie di cose che oggi si parlerà di me, e più altre, molto legate ai fattori umani. Forse questa è una di quelle più legate ai fattori umani. Intanto, di che cosa stiamo parlando? Quanti sanno che cos'è un elevator pitch? Quanti di voi almeno una volta nella vita ci hanno provato con una persona che non conoscevano per nulla o quasi per nulla? Gli altri possono uscire. Ok, stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di presentare quello che noi abbiamo sognato, concepito, analizzato, pianificato a delle persone che consideriamo per noi delle alleanze importanti. Chiaramente, si è già detto, tra questi finanziatori, quindi business angel, venture capital, ma non soltanto, le alleanze importanti sono dei potenziali partner, persone che possono entrare nel nostro progetto e quant'altro. Questi sono i modelli organizzativi che vivono di alleanze importanti, come peraltro uno stesso. Quindi, di che cosa appunto stiamo parlando quando parliamo di pitch? Se andiamo a cercare un po' in giro, troviamo che pitch è sostanzialmente una forma verbale usata per persuadere e influenzare. Molto generico, un po' meglio quello sotto, un tentativo di promuovere o vendere, nel senso più ampio del termine, spesso in una situazione di alta pressione. Questo già è un parametro importante. Il pitch è qualcosa che ci costringe a condensare una storia che abbiamo vissuto probabilmente per settimane o per mesi, batteri non case, discussioni, in pochi minuti o a volte in pochi secondi. Da qui la domanda che ho fatto prima: se noi vogliamo provarci con qualcuno, non gli potremmo raccontare la storia della nostra famiglia, il nostro conto in banca, i nostri interessi artistici, no? Avremo pochi secondi. Il concetto è esattamente lo stesso, e quindi è un concetto di molto legato all'alta pressione. Alta pressione della situazione, quindi alta pressione molto legata a chi sei tu e a come sei in grado di relazionarti rapidamente con chi è davanti. Immagine tipica da cui nasce il termine elevator pitch. Sei un imprenditore, hai fondato una startup e ti trovi in viaggio per un evento nazionale di presentazione di startup innovative, ce ne sono ormai circa 50 settimane in tutta Italia. Alla fine della giornata sei appena rientrato al hotel e decidi di cambiarti d'abito prima di uscire per la serata. Ti dirigi verso l'ascensore, premi il bottone ed entri attraversando le porte dell'ascensore. Proprio mentre le porte si stanno chiudendo, senti una voce che ti grida: aspetta per favore. Tiri la mano alle porte che si stavano chiudendo e mentre si riaprono, vedi davanti a te la figura di un uomo d'affari che riconosci essere uno dei maggiori venture capitalist del paese. Che cosa fai? Che cosa dici nel tempo della corsa dell'ascensore per non sprecare questa rara occasione? Da qui il termine elevator pitch. Ce la devi fare in 30 secondi. Ok? Sì, ma vuoi dire tutto questo sforzo perché? Qual è la ragione di fare una cosa del genere? Ah, ce n'è più di una. Sostanzialmente il elevator pitch è qualcosa che non serve per i soldi, ma serve per l'attenzione di qualcuno. Riuscire a comunicare l'idea generale, il vero nocciolo della questione di quello che noi già stiamo provando a mettere in piedi. Trasmettere i punti di forza, la determinazione e l'affidabilità del team, non tanto del progetto. Gli investitori, questa è la notizia, investono in persone, non in idee, non in progetti. Le idee cambiano, voglio il cielo perché se non muoiono, cambiano molto rapidamente. Le caratteristiche del team sono quelle che determinano la possibilità di seguire questo cambiamento e raggiungere il successo. Quindi, questo vi dicevo, questa è una delle attività molto più legate rispetto a tutte le altre che abbiamo visto e vedremo, proprio alle persone. Ovviamente per loro comprendere il vantaggio che il progetto può costruire per loro, non per noi, stiamo vendendo, e ottenere un colloquio per loro, che non cerchiamo di vendere qualcosa che non dice. Altra questione, chi se lo fosse dimenticato. Ok. Questa slide normalmente la utilizziamo per iniziare un workshop su questa attività. Lo dico adesso perché finiremo con una slide che fa del training. Questa è una di quelle attività, come tutte le attività fortemente legate.
dedicate alla nostra abilità, al nostro essere, alla nostra persona, che richiedono pratica, esercizio. Quindi è un primo punto in cui ci chiediamo se davvero questo mestiere dell'imprenditore lo vogliamo fare. Ok, abbiamo capito che cos'è un pitch, quindi come si fa? Allora, noi individuiamo tre aspetti di un pitch. Il primo è il deck. Il deck, termine tecnico, sostanzialmente è la struttura dei contenuti della nostra presentazione. Ok, questa può essere slide, può essere un video, adesso è poco importante. Normalmente per un progetto startup è bene prepararsi un vero elevator pitch, quindi una roba da 30 secondi, uno da un deck che consente di parlare per 4 minuti e uno per 8 minuti. Ci sono delle varianti, 3 minuti anziché 4, però avendo questi possiamo affrontare qualunque situazione. Normalmente quando iniziamo il workshop in 8 minuti non ci sta dentro nessuno, perché tutti vogliono raccontare il loro progetto. Alla fine del workshop in 8 minuti non sanno che cosa dire, cioè 8 minuti sono un'eternità, ragazzi, un'eternità. Il vero pitch più diffuso è quello da 4 minuti. Quello da 30 secondi in ascensore può capitare, è successo, capita quando vai in giro e nel networking, bene saperlo, è quello che riesci poi, ti aiuta pure a ridurre magari quello da 4 minuti, ma quello su cui focalizzarsi è quello intermedio. Quindi crearci una scaletta di contenuti dove ci vanno molte delle cose di cui già i miei colleghi hanno parlato, quindi sostanzialmente appunto punti di forza, le nostre competenze come team, qual è il problema che andiamo a risolvere, che opportunità di mercato ci sono. Non entro nel merito di questa attività, se volete trovare dal sito di Google Project, poi se volete contattatevi, c'è la versione integrale di queste slide, ci sono i tre modelli di deck che noi consigliamo, c'è una letteratura ampissima su questo. Lo show. Cosa fondamentale che spesso i tecnici, poi gli imprenditori dimenticano, pitch è comunicazione, con tutte le dinamiche che sono importanti nella comunicazione, ha compreso il rumore del momento in cui lo facciamo, compreso in senso ampio, compreso lo scenario culturale, mentale, soggetto emotivo di noi, del nostro interlocutore e quant'altro. Quindi comprendiamo a fondo l'interlocutore e concentriamoci sul suo punto di vista, così come si dovrebbe fare in una buona comunicazione. Terza cosa, ovviamente, il training. Un pitch va praticato, rifinito, assimilato e non sto scherzando, interiorizzato, tanto da riuscire a farlo quando siamo stanchi, ubriachi e non abbiamo slide. Allora siamo in grado di fare questo pitch. Poi il resto sarà tutto in discesa. Questa è una cosa che io amo molto dire nei workshop, l'ho imparata un po' di anni fa in Cina, nell'Aikido, questo portare un sviluppo agile si traduce in tre fasi di apprendimento Shuhari. Cosa significa? Significa che per apprendere dei principi all'inizio abbiamo bisogno delle regole, quindi nello specifico abbiamo bisogno di un deck, qualcosa che ci guidi, una forma attraverso cui entrare nel contenuto. Subito dopo, quando questa cosa l'abbiamo interiorizzata, iniziamo a sganciarci, non ci ricordiamo manco più la scaletta di contenuti che ci eravamo fatti. Quindi il consiglio è, al di là di tutto quello che troverete su mille deck, ognuno dice che il suo deck è il più efficace del mondo e gli fa avere i soldi molto meglio degli altri, utilizzarne uno per, come forma iniziale per entrare nell'argomento e poi liberarsi dal concetto di deck e interiorizzare il contenuto, il pitch vero e proprio, quello che si vuole passare dall'altra parte. Questo è lo show. Ho voluto sintetizzare in una sola slide quanto si può fare dal punto di vista di show. Anche questo nei workshop si lavora tanto, riguarda tutto, riguarda come parli, riguarda il setting dell'ambiente, riguarda che slide utilizzi, che esempi, se hai qualcosa di funzionante fallo vedere invece di raccontarlo, no? Tira su uno show, fai qualcosa che sia memorabile per gli interlocutori, poi interessante o meno è lo step successivo. Da questo punto di vista abbiamo un problemino. Il nostro cervello si è evoluto a partire dal tronco encefalico fino alla parte neocorticale, che è la più esterna, sostanzialmente in milioni di anni, e conserva oggi le funzionalità che ha avuto lungo milioni di anni. Ovvero, questo è un puntatore, sì, questa parte qui, è quella rettiliana, è la parte con cui noi processiamo nell'immediato le informazioni. È una parte estremamente selettiva di cui non gliene frega assolutamente nulla di niente di nessuno, salvo che della sopravvivenza. Da questa parte del nostro cervello, che è quella con cui noi processiamo i primi incontri con tutti, che ne siamo consapevoli o meno,
le informazioni vengono selezionate e poi portate su fino alla parte, diciamo, razionale, che è quella che hanno soltanto i primati, infatti. Okay? Che significa questo true pitch? Significa, ce la posso fare, ok, significa che il cervello del mio interlocutore, dall'altra parte, tenderà a ignorarmi se è possibile. Ok? Questo è il primo istinto, se ci riesco lo ignoro. Sarà interessato a fatti concreti e prove, non concetti astratti. Non mettiamo concetti astratti in un pitch, roba concreta e possibilmente documentata, molto comprensibile. Ignorerà i dettagli, semplificando brutalmente, e mi sottolineo la parola brutalmente, ho visto delle cose incredibili di persone che non ho capito perfettamente. Bellissima questa idea. Poi l'ho sentita raccontare da loro ad altri, credo, orrore, un'altra cosa, hanno, cioè, semplificato l'organismo. Questo lo facciamo, teniamo a farlo tutti, succede. Okay. Quindi teniamolo presente, togliamoli noi i dettagli prima di farli scoppiare qualcun altro. Avrà soltanto pochissimi minuti di attenzione, a volte solo secondi, tenderà a concentrarsi sulle minacce rispondendo con autoconservazione. Considererà soltanto scelte da farsi tra poche opzioni, due, A o B, nettamente distinte. Quindi, se vi volete ricordare una slide di quello che sto dicendo, è questa. Questo è il vostro interlocutore. C'è un gap di 5 milioni di anni tra la parte del cervello con cui voi generate il pitch e la parte del cervello con cui lui lo digerisce e decide che fare. Seconda cosa, noi stessi. Un altro fattore del pitch è quello emotivo, quello di consapevolezza di se stessi, no? E qui mi piaceva citare Totò che dice: non sono brutto, ma mi arrangio, sono bello, mi asciutto, poi il mio sex appeal. Sostanzialmente ciascuno di noi è in grado di fare un buon pitch, per un motivo semplicissimo: ciascuno di noi è unico, ciascuno di noi è diverso dagli altri. Si tratta di valorizzare l'unicità, le tue caratteristiche, poi rientrano nel valorizzare le caratteristiche del tuo team, peraltro, e portarle con tranquillità in scena. Ok? Quella dell'aereo che dicevamo prima. Questa è una slide di Monofil Pick che girava l'anno scorso, che sintetizza forse le cose più importanti legate agli aspetti che abbiamo visto, quindi il concetto di chiarezza, no? Dice addirittura che lo span, quindi diciamo l'intervallo di attenzione di un adulto in media è 8 secondi, forse è un po' estremo, però comunque parliamo di poco tempo. Quindi di essere chiari, perché la chiarezza attiva la persuasione. Dall'altra parte, molto connesso, semplicità. Quindi immaginiamo di fare il pitch non a quello che avete visto nella slide prima, che era brutto, a un bambino di 5 anni. Pratica, l'ho già detto, fondamentale, lo ripeterò tra un attimo. Passione. Questo è un altro elemento molto importante legato proprio all'espressione di 6 punti e di come ti relazioni al tuo progetto. La passione assicurerà che il tuo pitch sia memorabile, tra l'altro attiva nell'interlocutore che si chiama necessità, no? Quindi quella parte irrazionale che gli fa dire: non ho capito che mi ha detto, ma voglio lavorare con lui. E questo lo generi a livello attivo. Sostanzialmente, Oren Kapp ha scritto un libro che si chiama Pitch Ending, che consiglio a chi è interessato al tema. Questa è una frase prestata lì, e dice: fai in modo che sia divertente, fallo con un sorriso, e nel momento in cui il potere all'interno dell'interlocuzione passa su di te, muovi l'incontro nella direzione che vuoi. Questo sintetizza sostanzialmente tutto quello che abbiamo detto. Tutto il resto è training. Riguardo il training, una cosa che ci tengo a dire: noi quando c'è il workshop iniziamo con una prima edizione del pitch, no? Quindi si progetta, si fa con un deck, i gruppi iniziano a farlo e facciamo una registrazione delle persone in quel pitch lì. Poi facciamo una giornata di training su questa roba dove visto di tutto gente che piange, non ce la farò mai, vabbè. Alla fine della giornata si fa l'ultimo giro dove comunque, questo è il concetto di timing, è fondamentale, hai fatto quello che potevi, adesso si chiude e si fa l'ultima edizione del pitch. Dopodiché queste persone disperate perché il suo pitch, il loro pitch è un disastro, ti facciamo rivedere il pitch che hanno fatto la mattina dello stesso giorno.
non la settimana precedente, e si aprono dei sorrisi immensi. Questo per dire che uno, la pratica è veramente molto importante, quindi l'automatismo di questa cosa ti permette di raffinare. Secondo, fatelo uno con persone che vi possono dare consigli, non da soli. Secondo e terzo, registratevi. Fate davvero una registrazione al vostro pitch, vi renderete conto che se poi la rifate magari non il giorno stesso, la rifate dopo due settimane, avete veramente iniziato a realizzare qualcosa e riuscite a comunicarlo. Per qualsiasi domanda o consiglio ci sono, non lo credo, però. Grazie. Secondo me l'imprenditore si nasce, personalmente penso che ci sia un'attitudine da una parte passionale, a volte anche razionale, dall'altra un'attitudine al rischio che non tutti semplicemente hanno. Io non credo che il lavoro dell'imprenditore, il mestiere dell'imprenditore sia per tutti. Allora, l'ultima slide. Il training è il pitch, non per diventare imprenditori ad ampio spettro. Io sto soprando solo dell'aspetto pitch. Detto ciò, il fatto che si nasca imprenditore non significa che si nasca già bravo imprenditore, quindi comunque il training è importante per tutti. Però tornando alla domanda che volevo sì o no, se ho capito bene, per me no, non tutti nascono imprenditori. Chi nasce imprenditore ha un bel percorso da fare, deve imparare a praticare tante cose, ovviamente. E questo è il mio punto di vista. Una delle cose che facciamo con i team che assistiamo nello sviluppo di imprese innovative è metterle in condizione di verificare nel più breve tempo possibile non tanto l'idea, ma se loro sono in grado e vogliono fare quello, adesso va di moda lo startup, no? Invece in realtà si tratta di fare imprenditore, si tratta di responsabilità, si tratta di portare il lavoro a casa, di avere problemi in certe fasi anche molto grossi, insomma è una cosa impegnativa. Secondo noi una priorità è far rendere conto le persone che stanno facendo una cosa molto bella ma molto impegnativa, e non è per tutti. Molto piacere. Altre considerazioni? Ciao. Volevo chiederti qualche risorsa online per approfondire il discorso del pitch. Ti posso lasciare una mail che faccio prima, faccio una bella lista di mail. Hai mai sentito parlare di Shark Tank? Di Shark Tank, sì, ma ci sono, per carità, ne posso nominare per che cosa del pitch? Cioè per praticarlo, per il deck, no, consigli sulla comunicazione, per vedere altre persone che lo fanno in così modo da migliorare il proprio. Assolutamente sì, ma ne trovi tantissime. Allora, se quello è quello che cerchi, io ti consiglio YouTube. Ci sono delle cose su YouTube eccezionali, ci sono in America ci sono dei contest di pitch non finalizzati al finanziamento, cioè finalizzati a fare leggere il miglior pitch e basta. Noi facciamo i pitch contest con lo scopo di agganciare il finanziatore. Il pitch contest proprio per dire lui o lei, non molto a livello universitario, ha il miglior pitch. Cioè, le cose sono fantastiche, le persone sono fatte. Ti consiglio tutto, poi di risorse verticali le novità. In realtà non è tanto la domanda, ma tornando al mondo del pitch, una cosa che molti non considerano, quando spesso dicono sì, vabbè, ma non è che perché tanto nella vita in ascensore, con visto che non ci provo mai, eccetera, è fondamentale anche per individuare il fuoco e la mission del progetto, cioè anche solo come esercizio, tra virgolette, fine a se stesso. Non è un gioco, non è un esercizio da fare, non è così un modo per passare due giorni divertendosi, ma secondo me rispetto proprio al business plan è un passaggio fondamentale perché costringe a tagliare tutto ciò che potrebbe essere utilizzato e a capire qual è il tuo fuoco, la commissione, il cuore del progetto. E questo è molto messo a quello che dicevo prima, il fatto che gli 8 minuti all'inizio sono stretti, questa è larghissima. Se hai lavorato bene, in realtà le cose da dire stanno sempre in 4 minuti. Il resto è per il approfondimento, sessioni di business generation, da comunicare il tuo progetto non ci interessa però qualche volta, 4 minuti sono d'accordissimo. Se ci sono altre considerazioni lasciamo verso la fine. Grazie. Sì, grazie a voi. Lascio